Buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento con RealArte. Oggi, come promesso, partiremo dalla parete beige che la scorsa settimana non abbiamo visto per ragioni di eh, tempistiche. E quindi iniziamo. Tenete presente che questa parete sarà prossimamente, appena possibile, protagonista di una puntata proprio dedicata. Il titolo di questa puntata sarà Non Solo Tela. Iniziamo il nostro viaggio proprio in maniera stupefacente perché con la prima opera di quest'oggi vogliamo proprio sorprendervi. Ed eccoci qua, un capolavoro di Piacentino. Lo vedete e c'è da sottolineare, e possiamo dire fin da subito, che quello che colpisce è sicuramente eh, il modo in cui è tenuto, così eh, perfettamente conservato in tonso, pensate che è un'opera del 1900, 72 ed è praticamente come se fosse stata fatta l'altro giorno, è davvero eh, incredibile. Tra Pop e Minimal, eh, questo artista straordinario, un artista che si lega, Piacentino, no? all'arte povera, ma ha una sua vera e propria autonomia di eh, linguaggio che si colloca a metà tra l'iconografia popolare, infatti nelle sue opere tornano i veicoli di vario genere, le motociclette, eh, gli aeroplani eh, e appunto quindi si colloca tra l'iconografia popolare e la riduzione minimal di queste opere. Qui siamo negli anni giusti, è davvero eh, straordinario perché lo ripetiamo, siamo nel 1972. Ma adesso guardiamo anche proprio i particolari, la lucentezza delle rifiniture, totalmente eh, decorato naturalmente a mano e tenete presente che è un'opera unica, non è assolutamente un eh, multiplo, senza nessun difetto anche perché... Lo sappiamo, il maestro Piacentino ha questa caratteristica di tenere particolarmente alle sue opere, le consegna proprio su, dele, su delle casse super imballate in maniera eh, super sicura. Eh, ti dà anche, ricevi anche dei guanti eh, per maneggiare e per se, prendere con le mani queste, queste opere, che se poi riportano un graffio eh, o oh, ci sono dei problemi, il maestro è gelosissimo e eh, a volte non poi insomma non, non le riconosce più, ecco diciamo così. Piacentino un capolavoro meraviglioso. Eh, vi do anche qualche dato tecnico. Eh. Le dimensioni sono 12,5 x 88 e 2 x 5,7. Scoprite il prezzo di questa, di questa opera straordinaria del maestro Piacentino, ve lo ricordo, è davvero... Uh, quello che vogliamo sottolineare è che è introvabile, è davvero difficile trovare. Lo dicevamo con il direttore proprio prima di iniziare la puntata: davvero difficile da trovare così ben conservata e così uh, autentica. Un'opera davvero straordinaria. 50 anni quest'opera. 50 anni. Il maestro ottiene tantissimo alla qualità e come è tenuto. Questo è la significa che è riuscito a e il collezionista inculcare qualcosa di serio, infatti questo è tenuto veramente bene. Complimenti al collezionista che l'ha tenuto. Assolutamente, assolutamente, quindi un ottimo modo per, uno straordinario modo per iniziare il nostro viaggio su questa parete beige. Adesso ci spostiamo, continuiamo la nostra carrellata, sono tante le opere di quest'oggi eh, e ci occupiamo eh, di eh, Uncini. Giuseppe Uncini. Anche qui un'opera straordinaria, un'opera bellissima, forse una eh, delle più belle di Giuseppe Uncini. Tenete presente che eh, queste opere, lo dice lo stesso maestro, non sono opere che devono raccontare storie, sono opere che devono far vedere la realtà, quello che realmente è. Vi faccio dare uno sguardo a quest'opera di Giuseppe Uncini, bellissima, difficilissima anche qui in questo caso da, da trovare, così perfettamente conservato, straordinario, ottimo per dimensioni, peso, davvero eccezionale. Tenete presente che eh, Uncini lavorava eh, insomma, il cemento ed era molto attento a, eh, ai pesi, perché che faceva? andava proprio a lavorare per ridurre lo spessore senza incidere poi sulla forma, perché poi chi, chi guarda, chi osserva l'opera deve avere proprio eh, la percezione completa della, eh, della struttura, ma andava proprio a quasi scavare, a ridurre lo spessore del cemento al minimo per eh, rendere il peso eh, meno, meno importante. Eh, sono delle opere che vivono proprio di una tensione precisa, dettata naturalmente dalla durezza dei materiali e qui eh, davvero siamo eh, di fronte a, al tipico esempio della logica finale di, di Uncini che recupera in qualche modo l'estetica del paesaggio urbano legato alle superfici naturalmente che lo compongono di cemento e, eh, e ferro. Lo dicevamo, spessore del cemento che è stato ridotto eh, all'indispensabile, quindi non pensiate che è eh, un'opera pesante e poi uno dei primissimi artisti a concepire a concepire la scultura su parete eh? davvero un pezzo bellissimo davvero un pezzo bellissimo che eh, chi è amante di uncini chi è amante eh, di opere come questa non può non prendere in considerazione e non può non portare eh, in collezione Giuseppe Uncini, architettura numero 24, gli anni siamo nel 2007, le dimensioni 95 x 92, uno spessore di 15 cm, i materiali i suoi sono cemento e eh, ferro, opera regolarmente registrata presso l'archivio Giuseppe Uncini di Bergamo, bellissimo. E continuiamo, continuiamo e eh, ci spostiamo sull'opera numero 9. L'opera di Pistoletto, ebbè eh anche qui, questa è una parete che ci sorprende proprio per come queste opere, eh, nonostante eh, gli anni, riescono ad essere così perfettamente intonse, così perfettamente conservate. E poi attenzione, su Pistoletto c'è stato un periodo in cui le sue opere venivano come, se vogliamo, non dimenticate in garage, però venivano un po' messe, no? in luoghi dove magari potevano graffiarsi, infatti, infatti molte opere di Pistoletto riportano dei difetti, in questo caso siamo di fronte a un'opera di Pistoletto che ha stupito il mondo, no? lo ricorderete, con la sua Venere degli stracci perfettamente, perfettamente conservata, ve la faccio vedere bene. Eh, pistoletto considerato eh, da tanti no? quello degli specchi, perché poi... Questi specchi tornano in tantissime eh, delle, delle sue opere. La cosa bella è proprio il pensiero di Pistoletto era quello che lo spettatore, quindi chi guarda l'opera, può diventare parte integrante di essa. Eh, come? Beh, semplicemente eh, riflettendosi, quindi apparendo naturalmente nello, nello specchio, può diventare parte integrante della, delle sue opere. Uno naturalmente dei grandi maestri del contemporaneo, tenete presente che questa, eh, abbiamo notizia che di 60 opere come questa qui ne rimangono circa 20, 22, eh? un artista assolutamente di livello eh, mondiale e che eh, appunto, lo ricordiamo, oltre ad essere uno dei pochi, in questo caso rimasti, è perfetto dal punto di vista qualitativo. È facile a volte trovare insomma, ecco, eh, dei, dei graffi oppure dei piccoli, dei piccoli difetti. Michelangelo, pistoletto, panni, il titolo, gli anni siamo nel 1981, le dimensioni è un'opera bella, importante, grande, 120%. Serigrafia su acciaio a specchio, poi tra l'altro eh, c'è da dire che Pistoletto a New York all'asta è partito proprio eh, alla grande, tenetelo presente, no, è, uno per... pochi, è uno dei pochi artisti contemporanei italiani. Insieme a Boetti, faccio un esempio, a Paolini, a Catalan, che hanno un mercato internazionale. Io parlo di contemporanei, eh, dopo il figurativo è un'altra cosa. E Pisoletto è questo, la settimana, dieci giorni fa a New York, uno, un, un, tre opere dello stesso tipo, non dello stesso soggetto, sono state vendute a un prezzo molto alto. Ma poi Pisoletto ha un difetto solo, ancora non ha fatto il catalogo generale, quando lo farà secondo me è troppo tardi perché eh, è un artista che merita il catalogo generale per non creare le polemiche che sono state create su di lui ultimamente. Quindi ecco il consiglio di noi di Real Art è proprio quello di prendere in considerazione, di cogliere l'opportunità in questo momento di portare no, a casa, in collezione, un, un artista che sta andando fortissimo, un artista assolutamente che è riuscito, lo ricordiamo, a stupire davvero tutto il mondo. Questa era la nostra prima parete, la parete beige che chiudiamo con pistoletto, poi naturalmente ci ritorneremo, adesso continuiamo la nostra e ci spostiamo sulla parete centrale, la parete che oggi è dedicata al figurativo, al figurativo classico italiano, e iniziamo da una chicca, eh? una chicca di Mario Tozzi, un artista incredibile, marchigiano tra l'altro, uno dei più grandi, anzi ass assolutamente il più grande artista marchigiano e non solo marchigiano del Novecento, il pittore per eccellenza che ci regala... Oggi eh, qui a Real Arte una proposta davvero indimenticabile. Eh? Guardate la bellezza che eh, colpisce proprio al primo, al primo impatto, al primo sguardo, un Tozzi bellissimo che fa parte, queste sono le opere che fanno parte naturalmente del periodo di Suna. Siamo nel 1970, eh? questa è un'opera del 1970, quindi periodo di Suna eh, perfetto. È tipico eh, soggetto femminile dal collo allungato che torna un po' eh, in tutte le opere eh, di Mario Tozzi e grandissima ricchezza dei particolari. Il titolo è super affascinante. Già dal titolo. È importante qui perché ci proprio proietta in questo eh, modo di concepire l'opera, in questo viaggio. Sole a metà e lo vedete, lo vedete proprio lì su, in alto eh, a sinistra. Adesso ci arriveremo. Eh, vedete, tra pochissimo lo vediamo. Eccolo lì, lo vedete questo eh, sole a metà che crea naturalmente questa luce che va ad illuminare eh, il volto. Di questa donna, eh, dagli occhi socchiusi, quindi eh, anche un'opera molto romantica, se vogliamo. Io ci leggo molto eh, romanticismo. E guardate la bellezza, i dettagli dei particolari delle forme geometriche che tornano eh, naturalmente in tutte le opere di Mario Tozzi. E poi la cosa straordinaria è questo, eh, questo modo di realizzare. Eh, questo olio graffiato, eh, se vogliamo, eh, come se fosse un affresco, un affresco antico. Ecco, uno dei più grandi artisti del Novecento, sole a metà, questo, eh, quindi, questa, forse, probabilmente, eh, questo modo di leggere. Eh, L'opera come un sole che sta o, oh, perché no, salutando il giorno con un tramonto oppure sta così per nascere, sta nascendo per dare vita a una nuova giornata. Fatto sta che è in grado di bagnare, di illuminare eh, quasi in maniera perfetta il volto di questo soggetto eh, femminile meraviglioso. Sole a metà, 1970, 35x27. Olio su tela. Attenzione, vi leggo qualche eh, dato importante tecnico: eh, le esposizioni Riccione Galleria, la tavolozza nell'anno 1979, eh, catalogo ragionato generale dei dipinti di Mario Tozzi. Adesso eh, lo, vediamo, lo vediamo subito. Opera registrata presso l'Archivio Generale delle Opere del Maestro Mario Tozzi. Eh, a questo proposito andiamo anche a vedere. La pubblicazione, eccola qua, andiamo a vedere, ed eccola qua, la troviamo proprio in alto a sinistra, c'è, la riconosciamo facilmente dal dettaglio del sole, eccola qui. Un'opera bellissima di Mario Tozzi. E poi da non sottovalutare, ha anche la cornice, questa cornice che è autentica, perché? Beh, perché voluta, scelta naturalmente eh, dal, dall'artista commissionata, cornice Malerba. Eh? Quindi per chi è abituato insomma, ai tozzi sa che stiamo parlando eh, di un dato molto importante che sicuramente le eh, conferisce eh, maggior valore. Mario Tozzi, velocemente, sole a metà 1970, 35x27, la prima opera di questa nostra parete centrale dedicata al figurativo. E adesso ci spostiamo sull'opera numero 7, beh qui chapeau per il maestro Severini che ci regala questa danzatrice. È dedicata a un gruppo di nostri clienti che amano questo genere di, di artista. Che è stato uno dei più grandi artisti del primo Novecento italiano. Assolutamente sì. Beh, in quest'opera, anche qui, eh, prima cosa bisogna sottolinearla: tenuta da Dio, tenuta in maniera incredibile, senza il minimo difetto oppure eh, problemino, eh, proprio tenuta benissimo. Un'opera che fa parte eh, del periodo in cui il maestro Severini ha, diciamo così, uh, riscritto, eh, riscritto, in chiave decorativo, astratta, alcune delle sue opere uh, futuriste. Tenete presente che Severini ha fatto uh, letteralmente la lezione del, del cubismo. Qui uh, viene fuori una passione che ha, il, uh, che ha Severini, la passione di di quel mondo notturno, di quel mondo notturno fatto di, eh, di danze, di luci, non a caso il titolo è danzatrice. Lui eh, frequentava i tempi di Parigi, eh, dopo aver conosciuto naturalmente Picasso, Modigliani, Polfort, frequentava, frequentava il bel mondo dei cabaret e amava, apprezzava così tanto eh, questo mondo fatto di danze, di luci, lo show, lo spettacolo, l'avanspettacolo Immaginate in quel periodo, la bellezza. Eh, che eh, si poteva trovare in qualsiasi cabaret eh, di Parigi. Immaginate il, proprio il eh, brulicare di tanta vita notturna, eh, di tanta vita mondana che è riuscito a rappresentare in tantissime delle sue opere. In questa naturalmente c'è tutto Severini, guardate i colori, i colori sono assolutamente... Incredibili, Impre, un'opera impreziosita, da una cornice sicuramente importante, molto particolare, che la valora ancora di più, ma guardate proprio la grande armonia delle, delle proporzioni tipica di eh, Severini, l'abbiamo detto in tonza, senza un difetto, praticamente in libata, e Severini tra l'altro firmatario del manifesto del futurismo. E qui proprio eh, sono eh, quei quadri che raccontano proprio la sua dedizione verso i quadri futuristi, un artista che assolutamente ha capito, ha affrontato, compreso le ragioni dell'astrazione. E qui c'è tutto, c'è tutto, eh, direi, un'opera assolutamente affascinante. Gino Severini, danzatrice. È il titolo, poi torneremo perché torneremo a guardare anche la bellezza dei particolari, dei colori, che sono davvero uno dei punti forte eh, di quest'opera. Eh, siamo eh, negli anni 50, quindi stiamo parlando di un'opera assolutamente datata in maniera importante, eh, 1950. Le dimensioni, 72x50, belle dimensioni, importanti da eh, assolutamente prendere in considerazione una tempera su cartone autentica della figlia su foto. Eh, mh, davvero mh, prendete eh, subito in considerazione l'idea di scoprire eh, il prezzo di quest'opera di Severini perché eh, stiamo parlando assolutamente di un patrimonio, patrimonio sia culturale ma anche un patrimonio economico che eh, si può portare in collezione. Adesso andiamo avanti e passiamo a un capolavoro di un grande maestro che a me piace tantissimo, eh, il maestro Guttuso, Renato Guttuso siciliano, quindi quando si parla di Sicilia ormai... Chi segue la trasmissione da qualche tempo sa che io sono appassionato. Ma qui stiamo parlando davvero non soltanto di Sicilia, assolutamente di Sicilia, ma stiamo parlando di una storia italiana che il maestro Guttuso ci racconta. Guardate la bellezza, Gli anni, qui siamo negli anni 1934, eh? quindi Guttuso aveva 23 anni. E sicuramente una delle sue prime opere più importanti eh, è stata fatta, è stata eh, disegnata dal maestro nel periodo che era a Milano e ci ha raccontato eh, a distanza, se vogliamo, la sua Sicilia. Ci offre proprio un angolo, uno scorcio, un momento di Sicilia. Natura morta col basco, eh, questo basco tipico, eh, se vogliamo, della... Uh, di questa terra straordinaria e poi guardate la bellezza, l'intensità dei colori tipici, tipici di uh, Guttuso che ogni volta ci uh, trasmette questa sua irruenza, questa sua uh, forte uh, caratteristica, questa sua forte natura e, ed energia attraverso questo, questa natura morta che è davvero anche qui eh, difficile da trovare, soprattutto eh, di questi anni, eh, davvero, davvero incredibile. Guardate, soffermate, poi ci torneremo perché di tempo ce ne abbiamo. Eh, ma la eh, bellezza dei, eh, dei colori, un Renato Guttuso che eh, è stato un tenace difensore. Del figurativo devo dire che l'effetto è assolutamente vincente. Ebbè, qui viene fuori tutta la volontà di Guttuso di raccontare, appunto, l'abbiamo detto, eh, le storie italiane. Come? Con realismo, con la verità. Raccontandoci uno scorcio. Della sua terra. Questa sua pittura che poi è servita, l'abbiamo detto negli anni: anche a, eh, diciamo così, eh, a è servita tantissimo per raccontare eh, il sociale. Vi faccio vedere anche la pubblicazione dell'opera. La vedete adesso Stefano è in alto a destra, la vediamo qui. Eccoci qua. Mi faccio? Ok. Incliniamo un po' perché con il riflesso delle luci abbiamo qualche difficoltà. Stiamoci ancora un po' perché vale la pena vedere la pubblicazione di quest'opera. Eccolo qua. Renato Guttuso, adesso vi vado a ripetere le caratteristiche tecniche e poi passeremo alla prossima opera della nostra parete centrale dedicata al figurativo. Natura morta col basco è, l'abbiamo detto, del 1934, 45x55 sono le dimensioni, olio su cartone, intelato, opera datata e firmata al verso, poi magari gireremo anche... Eh, sì, possiamo, anzi, facciamo così, visto... Le facciamo vedere subito così, intanto vado velocemente, a, con molta attenzione a girarvi il quadro e vedete, c'è proprio la data, l'etichetta e la data, come potete vedere. Milano 1934 e la firma. Più vicino serve, non si vede. Ecco, Milano, eccola qui. Dicevamo in questo 1934, periodo, e poi a destra c'è l'etichetta della Galleria. In questo periodo di lontananza, questo primo momento di lontananza dalla sua terra, Guttuso ci regala quest'opera straordinaria. Andiamo a rimettere a posto. Signori, stiamo davvero parlando eh, di un pezzo, è un, è un quadro di che è quasi, quasi 90 anni, signori quasi 90 anni. Cioè, volete le opere, chiedete sempre le opere datate, ma più datate di queste non si possono avere. È stato uno dei quadri più belli che ha fatto Cuttuso nel suo periodo milanese in cui ricordava la Sicilia con questo proprio il Basco e poi il, il Mirto dietro e il rosso Pompeiano che... Vi invito a vedere questo quadro a casa perché voi state vedendo un quadro in cui il rosso sembra mattone, marrone quasi, invece è rosso pompeiano, rosso forte, no? non rende eh, assolutamente la ripresa purtroppo non rende. È un quadro da vedere a casa. Tutto è completamente diverso i colori, il verde, i rossi, Vabbè. allora c'è da dire che. Mm, ricordiamo anche che eh, prenotandovi, quindi telefonando al numero che trovate in sovraimpressione, mandandoci un messaggino Whatsapp, non dovete, non dovete assolutamente impegnare nulla. Eh, prenotate l'opera, saremo noi a portarvela a casa in una giornata che concorderemo. E poi lì deciderete se acquistarla eh, oppure se mm, rimandarla in galleria qui a Real Arte. Il pagamento ve lo dico. Velocemente, ve lo ricordo, sei mesi tasso zero oppure in caso di pagamento immediato ci eh, così metteremo d'accordo su un, uno sconto che eh, Real Arte penserà, penserà per voi. Renato Guttuso, lo lasciamo, poi ci torneremo e adesso passiamo all'ultima opera della nostra parete centrale dedicata al figurativo e qui ci eh, così occupiamo di Casorati, di Felice Casorati. Tenete presente, difficilissimo eh, da, da trovare in giro. Qua siamo di fronte ad un'opera molto bella di Felice Casorati. Dimensioni, siamo, dimensioni piccole, ma davvero un'opera molto, molto, molto interessante che vi invitiamo a prendere in considerazione, soprattutto per gli amanti eh, del figurativo eh, bello italiano. Allora, eh, colpisce naturalmente, come in tantissime opere di Felice Casorati, mh, proprio questa, um, questa, questo, questi mh, eh, soggetti, o chiamiamoli meglio, questa composizione di uh, uova e uh, limoni che tornano, le uova e le, i prodotti della terra tornano nelle opere di Casorati. Perché? Beh, semplicemente perché Casorati voleva in qualche modo far passare il messaggio eh, che l'arte non necessita assolutamente di eh, maestosità. Non necessita di maestosità, ma l'arte la, può essere grandiosa anche con la semplicità. Ed ecco perché tornano eh, le uova e i limoni. L'uovo simbolo di eh, natalità, quindi di vita che nasce, e i limoni i prodotti della terra che servono per necessità di sopravvivenza, quindi un concetto molto semplice, colori davvero molto belli per un Casorati difficile, difficile da trovare. Eh, vi faccio vedere anche, eh, anche qui le eh, pubblicazioni che eh, sono eh, due, vi faccio vedere quella pubblicata sul catalogo Casorati, i dipinti, eccola qui. E la vedete proprio qua. Inclino così non abbiamo problemi con le luci, con i nostri fari dello studio. Eccoli qua. E questo è il catalogo. Casorati, i dipinti. Ci sono due pubblicazioni di quest'opera. Vi faccio anche vedere la. La prossima, eccola qua, vediamo se riusciamo a farla vedere bene e la vedete, eccola qui. Belli, bellissimi, bellissimi i colori eh, di, questa, di questa opera molto bella di Felice Casorati, difficile da eh, trovare, ce ne sono pochissimi in giro. C'è anche una particolarità al, al retro che vogliamo farvi vedere anche se siamo nel, soltanto nel primo giro, però intanto perché c'è, viene riportata... La vedete? Se riusciamo ad inquadrarlo bene, la bussola, che è eh, una galleria, era una galleria, appunta che nel 90, nel 1990, quest'opera quest era stata così eh, valutata: 50 milioni di lire, eh? quindi. Davvero, se siete amanti del figurativo, se siete un amante, amanti eh, di eh, Felice Casorati, è davvero il momento giusto per, per portare in collezione un pezzo del genere e tenete presente appunto che questo è il momento giusto e il prezzo, il prezzo è davvero molto interessante, quindi vi invito, eh? a scoprirlo al centralino. Telefonate, tanto davvero non si impegna nulla, uh, sempre pronto Riccardo è gentile per darvi tutte le informazioni, gli ulteriori approfondimenti e poi ci mettiamo d'accordo, ve la facciamo vedere da vicino perché sicuramente da vicino uh, l'effetto uh, cambia ed è molto uh, più intenso e poi decidete se uh, così far la vostra oppure no. Adesso... Continuiamo il nostro viaggio e eh, ci spostiamo sulla, sulla parete dedicata ai maestri contemporanei e beh, qui eh, veniamo proprio illuminati totalmente da quest'opera così bella. Allora tenete presente che questa è un'opera che eh, di lo giudice, ma insomma, lo giudice a livello mondiale sta davvero eh, facendo. Utilizzo il termine sfracelli, ma <ride> non saprei quale termine utilizzare. Un po' più sobrio forse potrebbe essere, sta facendo benissimo a livello mondiale, ma è così: perché queste sono opere. Lo giudice è presente in tutte le aste più importanti del mondo ed è davvero eh, schizzato ai vertici perché? Beh, perché la gente ha iniziato ad apprezzare, soprattutto negli ultimi anni, la sua, eh, la sua pittura, ma soprattutto il suo modo di concepire la uh, pittura, il pittore tellurico, eh, quindi tecnica tellurica, un'esplosione un assoluta di materia, uh, una celebrazione enorme della, della natura attraverso uh, dei pigmenti naturali, questi pigmenti naturali che lui utilizza uh, per comporre le sue opere. Perché? Beh, perché uh, sicuramente è influenzato uno, dalla sua provenienza, dalla sua eh, città di nascita, Taormina, ad un passo dall'Etna, ecco perché sicuramente vedendo questo vulcano in attività si è lasciato influenzare e poi molto bene. E poi perché ha una laurea in geologia, quindi conosce eh, eh, quello di cui parla e quello eh, che sta facendo. Qui ci regala un'esplosione di materia con un colore. Arancio, meraviglioso, giallo. L'opera è uh, yeah, um, Vulcano Yellow. E, uh, è davvero un giallo forte, intenso, vivo, acceso. Guardate adesso se Stefano ci fa vedere, queste sono opere che vengono conservate su Teca di Plexiglas. Per due motivi sostanzialmente. Il primo perché sicuramente le dà più luce, è anche eh, bella, insomma, dà, eh, la contiene in maniera eh, stilosa. Ma attenzione perché è anche queste teche in Plexiglas sono anche dei contenitori di materia. E vedete proprio? Come eh, raccolgono questa, questi pigmenti, questa materia che eh, così gronda dalle opere di Lo Giudice? Non dovete aver paura, eh, non è, che è proprio così, sono pensate così, non è che vi cade l'opera dopo qualche anno, quindi state, state tranquilli, è pensata eh, per questo. Eh, C'è una particolarità: noi abbiamo adesso, Stefano ce la farà vedere. Eh, abbiamo appuntato vicino all'opera questa questa fotografia che tra, poco, che tra poco vedremo, adesso stiamo ancora su eh, sulla bellezza eh, di questo lo giudice, adesso piano piano andiamo ad inquadrare anche la foto dove c'è il maestro, lo giudice, con in mano, guardate un po', proprio l'opera che vi stiamo proponendo oggi, eccola qua. Perché? Beh, lui stesso ha detto che quest'opera è riuscita particolarmente, Molto bene. Ecco perché si è fatto fotografare, noi eh, siamo riusciti eh, a risalire, a scovare eh, questa, questa bellissima testimonianza direttamente dell'artista, che è assolutamente di livello internazionale, lo abbiamo detto, sta facendo risultati incredibili, e è un'opera assolutamente da non perdere, portata in collezione perché queste sono le opere. Eh, giuste eh? da prendere, eh, da acquistare, eh, momento giusto, prezzo giusto, un'opera riconoscibilissima, autentica. Ok, un lo giudice lo riconosci a distanza <ride> davvero eh, importante, lo vedi subito: ah, quello è un lo giudice: eh? quindi riconoscibilissimo, un colore magnetico, straordinario, fortissimo. Lo dico sempre, se spegniamo. I, I fari, qui eh, l'opera che rimane accesa è quella di lo giudice. Mercato assolutamente mondiale, foto del maestro per testimonianza del, del risultato stupefacente dell'opera, la vedete proprio sulla destra, l'abbiamo vista. Protagonista di tutte le aste più importanti del mondo. E allora come non potete subito eh, chiamare per chiedere ulteriori informazioni e per prenotarla ma sicuramente da qui a pochi minuti riusciremo a, eh, così, a trovare un amico di Real Arte che vorrà vederla da vicino, su questo non c'è dubbio. Velocemente le caratteristiche, Marcello lo giudice, Yellow Vulcano, eh? 2021 l'anno, 60x50, olio e pigmenti su tela, davvero scoprite il prezzo, telefonate al centralino, numero in sovraimpressione. Eh, ci accordiamo per farvela vedere dal vivo, ve la portiamo a casa noi e poi decidete con calma. Chi ama gli artisti monocromatici, sicuramente lo giudice è uno dei migliori in quanto ha una monocromia però variegata, non è un giallo piatto, abbiamo un insieme di gialli splendido. È uno dei pochi artisti, come diceva giustamente Emanuele, che trovate solo nelle aste internazionali oppure da reale arte, no? dove le trovate altrimenti? assolutamente comunque assolutamente. dopo la parete centrale del, del nostro novecento italiano che ha presentato quattro monumenti dell'arte italiana da Tozzi Severini, Cottuso e Casorati e soprattutto una variante di colore splendida che non avete potuto vedere perché in televisione non rende Adesso la sintesi del colore l'abbiamo vista con, con eh, lo giudice. Adesso Emanuele passerà gli ultimi due quadri della, della giornata, che sono due quadri che abbiamo messo la settimana scorsa, sì. che è stata una puntata per noi molto importante perché abbiamo avuto una montagna di telefonate. E sta succedendo quello che io ho detto la settimana scorsa. Adesso Emanuele va lì e poi ve lo dirò. Beh sì, adesso ci spostiamo mh, nelle prossime opere, nelle ultime due opere, come ha anticipato il direttore, che sono dedicate a Mario Schifano. Eh, iniziamo eh, da, eh, questi, dai futuristi, da, questa, da questo futurismo eh, rivisitato. Come sapete ci sono tantissimi eh, eh, di futurismo eh, rivisitato, se ne possono trovare mh, tanti, ma qui c'è una particolarità. Eh, la particolarità è che è difficilissima da trovare su sfondo oro. Ce ne sono tanti, tanti colori: più scuri, sui grigi, i rossi, gli azzurri blu, eh, i gialli. Ma su sfondo oro è davvero difficile da trovare. Un futurismo rivisitato, poi altra. Particolarità di quest'opera straordinaria di Mario Schifano, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, abbiamo speso tantissime parole. Insomma, abbiamo fatto eh, viaggi sì, sì, non serve, non serve. enormi su Mario Schifano. Eh, L'autentica su foto dell'archivio è eh, di eh, Monica Schifano. Eh, terza caratteristica però Emanuele è la macchia sì. sul volto di. Mi sembra che sia Carrà Boccioni. Boccioni Boccioni, scusami. Cioè sono tre quindi, l'autentica di Monica Schifano, e questo già è già importante. La bellezza del colore e la macchia. Cioè la macchia è, indica che questo quadro è stato per Schifano un quadro particolare, perché l'ha timbrato. Guardate bene, lui ha usato lo stesso colore che ha usato sotto e poi ha macchiato il volto di boccioni. La firma di Schifano è in nero e la macchia nera. Poi non, non vogliamo spendere altre parole, passiamo all'altro capolavoro di Schifano. Che poi, vi, dopo che l'ha presentato Emanuele, vi dirò qualcosa. E allora, eccoci qua, è stato sicuramente il protagonista in discorso della scorsa puntata, oggi beh, lo facciamo rivedere. Sono state tantissime le telefonate. Eh, chi ha chiesto ulteriori informazioni le curiosità, beh perché è un quadro molto bello eh, di Mario Schifano molto grande, dimensioni importanti attenzione, non è un campo di grano campo di pane, il titolo di quest'opera è Erbe eh, ed è assolutamente un'opera che ci regala una, dei colori degli spessori e una matericità incredibile e ci regala eh, Stranam no, stranamente insomma ma incredibilmente un movimento, perché guardate, guardate come eh, quest'opera sembra quasi respirare, sembra quasi viva. Proprio sembra percepire il vento che soffia attraverso eh, queste erbe, attraverso questo campo rappresentato in maniera così eh, autentica, come faceva, come solo Schifano sapeva, sapeva fare, prendendo proprio i tubetti, i colori e così eh, quasi scaraventandoli, come eh, in, posseduto dalla sua arte eh, e, e ci regala proprio quest'opera che è così viva, così in movimento. È bellissimo perché qui c'è proprio, siamo nel periodo in cui Schifano ha eh, dato vita a delle opere bellissime, pazzesche. Siamo eh, nel, nel, nei primi anni 80, 1980, quindi quel periodo che lascia Uh, se vogliamo, una fase molto particolare, difficile di Mario Schifano, legata al suo passato con le droghe, e si affaccia, cambia prospettiva, cambia modo di concepire le sue opere e inizia a celebrare la natura. Una natura che, deve, che è incontenibile e una natura che è eh, un messaggio, un messaggio eh, di necessità di crescere, crescere per uscire dalla coscienza della cultura di base, quindi è un invito questo quadro a crescere, a non perdere mai la curiosità di evolversi. Assolutamente eh, un, un quadro meraviglioso, eh, bellissimi proprio i colori così lucenti, gli smalti così lucenti, spessore, matericità davvero incredibili. Allora, innanzitutto eh, anche, anche questo ha l'autentica di Monica Schivano. Quello che ho detto l'altro giorno, la, la settimana scorsa abbiamo avuto 44 richieste su questo quadro. Io cosa ho detto? Ho detto, vuoi vedere che 44 indecisi si fanno fregare subito dopo la chiusura della trasmissione da un'altra persona? Quello che ho detto è successo. Il quadro è confermato ed è stato confermato 5 minuti prima di questa trasmissione dopo che abbiamo parlato in settimana. È successo quello che pensavo. 44 indecisi si sono fatti, scusate il termine, fregare da una persona più decisa. allora, ringraziamo questo amico di Rialarte che eh, così si aggiudica questo quadro meraviglioso. Riccardo adesso eh, staccherà, quindi salutiamo Erbe di Mario Schifano, ringraziamo ancora il nostro amico e adesso ripartiremo eh, con, il nostro, con il nostro viaggio. Eh, poi, chissà, chissà se. Eh, il, uh, il uh, buco verrà rimpiazzato. Eravamo così precisi nel dire che era, sarebbe stato confermato che ho preparato un quadro da, di, di rimpiazzo, ma rimpiazzo relativo perché qui parliamo, parliamo di un altro capolavoro, di un altro maestro di scuola romana. Che è Dorazio, questo quadro è arrivato ieri in galleria. Riccardo e gli altri dicevano: no, no, non lo mettiamo su. È troppo presto. Allora lo mettiamo su e, e stavolta state attenti perché succederà come lo schifano. Quindi adesso Emanuele ve lo descriverà e poi si vedrà di nuovo sugli altri. Allora eccoci. Quindi abbiamo. Uh, così, rimpiazzato Erbe di Mario Schifano con uh, questo straordinario, altrettanto straordinaria opera di Piero Dorazio, eh, è arrivato proprio qualche giorno fa nella nostra, nella nostra galleria. E qui abbiamo un tipico esempio eh, uh, di Dorazio. Ne siamo Uh, nel, alla fine degli anni, degli anni 90, siamo nel 97 e um, abbiamo di fronte uno dei celebri labirinti di Dorazio, che sono naturalmente lo vedete, caratterizzati da uh, tantissimo colore. Mi avvicino anche per darvi una proprio. Um, il senso delle dimensioni, della proporzione, un quadro molto grande, molto importante, molto bello. E dicevamo questa bellezza nei, nei colori che sono davvero tantissimi. Eh, bel, bellezza anche delle sovrapposizioni di come questi colori rimangano perfettamente, perfettamente eh, così chiari, visibili, vividi. Eh. E poi qual è? Secondo Real Arte? Eh, abbiamo avuto tantissimi. Eh, Dorazio negli anni tutti sono stati venduti. Eh, questo è l'ultimo, eh, uno degli ultimi capolavori e attenzione, ci è sembrato fin da subito bellissimo, eh? Eh, molto più bello degli altri perché? Beh, perché guardate, eh, lo sfondo il blu, eh? Eh, ci sono i rossi, ci sono eh, tantissimi sfondi su cui va a comporre, no? Uh, d'Orazio, ma questo blu è davvero magnetico, ci si perde all'interno di questo uh, labirinto di colori, un blu profondissimo che incanta e naturalmente ve lo dobbiamo, ahimè, sempre ricordare che non rende così uh, quanto dal vivo in televisione, tenete presente questo. Sulla cornice possiamo lasciare questa, se vi piace, oppure eh, possiamo pensare a un altro tipo di eh, cornice. Grandi dimensioni perché siamo sul, sui 75x95, è un olio su tela e naturalmente eh, i Dorazio hanno avuto sempre grande successo qui a Real Arte. Siamo sicuri che eh, i nostri amici non... Non perderanno eh, l'opportunità di eh, vedere dal vivo e di portare a casa loro in collezione un pezzo del maestro D'Orazio, lo ricordiamo, insomma non ha bisogno di presentazioni. Forse la particolarità, l'unico, anzi sicuramente l'unico italiano ad aver insegnato pittura all'Università di New York, scuola romana, stiamo parlando davvero di un artista che ha fatto la storia del Novecento italiano. Tutti i Dorazio sono venduti, questo è molto bello, eh, potete divertirvi, eh, poi lo faremo magari, conteremo eh, proprio i diversi tipi di colore che vengono utilizzati. Katai è il titolo. Esatto. Avevamo, visto, esatto, avevamo visto quello degli anni 70 con, se non erro, 45 colori, qua ce ne sono tanti, io non li ho contati. Uh, il direttore è molto abile nel, nel contare i colori, quindi magari poi alla fine ce ne darà. Uh, così ci darà un numero, ma qui davvero vi, così, il suggerimento è quello di uh, lasciarvi proprio trasportare da questo gioco, da questo incanto di colori, da questi labirinti magici tipici di uh, Dorazio. Davvero molto bello. 30-32 colori circa acquistato eh, dal titolare eh, della eh, Galleria Soave di Alessandria eh, direttamente dall'atelier di Dorazio. Eh? Quindi questo è importante, autentica su fotografia dello studio Piero Dorazio di Todi, è opera, un'opera firmata, datata ed intitolata al verso con timbro studio Piero Dorazio. Okay? Quindi davvero uh, un'opera molto bella. Il titolo è Katai. Katai, Katai 1997-75x95. Katai, ecco, adesso questa è una domanda in diretta, non, so, non, non ero preparato. Katai Cina, 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 Cina. Eh, questo mi ha. Mia così è una trappola del, del direttore, ma è giusto, è giusto, me la prendo, non ero, non ero, non ero sul catai, cado sul catai, ma vabbè, eh, mi avvicino ancora per proprio ridarvi la percezione delle dimensioni, molto grande, molto bella, assolutamente importante, ci restiamo, ci restiamo eh, perché eh, vale assolutamente eh, la pena, vi lascio qualche secondo proprio per... Eh, Farvi incantare e lasciarvi trasportare dalla bellezza, dalla bellezza dei colori di questi labirinti eh, magici di un Dorazio eh, di fine anni 90. Katai, il titolo. Guardate proprio la uh, varietà eh? dei colori. Abbiamo il celeste, uh, il verde, lo smeraldo, questo verde acquamarina. I tanti, tantissimi mh, tipi, gradazioni di blu che sovrastano questo sfondo, uh, che è davvero intenso, che è uh, quasi uh, un colore. Uno sembra un blu che soltanto un uh, chiamiamola. Soltanto uno schermo HD di oggi, un Full HD, un 4K riuscirebbe a riproporre. Eh? Davvero, è un labirinto mh. veramente bello. Sì. E lui nei labirinti è, è sempre molto bravo. Questo ha, come hai detto prima, la particolarità di avere innanzitutto la misura. Eh, praticamente è un 80 questo quadro qui e poi il fatto di avere questo fondo blu che è accattivante. L'unica cosa che non mi piace, l'ho detto ieri appena arrivato, ma la farò cambiare: è la cornice nera, la farò mettere bianca. Sì. Qui magari possiamo, tranquillamente, con discussione... salvo che chi lo conferma non mi dica che è certo, la nera, eh. certo. certo, Nemo, certo. Nemo. Però è un quadro tipico di Orazio Non guardate l'anno 97, ma lui, lui questi quadri qui. Tutto il periodo dei labirinti l'ha fatto dal 95 al 2005. Quindi non dobbiamo... Eh, cioè Dorazio ha una differenza di prezzo se è sotto gli anni 70 o primi anni 70. Dall'80 fino al 2005, 2006, 2004 diciamo che il valore è lo stesso. Questo è un quadro molto grande. Chiedete il prezzo a Riccardo perché vale la pena chiederlo. Ci stiamo ancora qualche istante e poi... Ci sposteremo e continueremo il nostro viaggio, torneremo a rivedere le nostre opere dopo aver fatto la prima uh, carrellata. Arrivano uh, le richieste al nostro centralino, io vi ricordo che uh, il pagamento può essere fatto in uh, sei mesi a tasso zero oppure uh, in caso di pagamento immediato ci sarà uno sconto pensato per gli amici di Real Arte. Ancora su Piero D'Orazio il titolo Catai, 1997, 75x95. C'è una richiesta su Tozzi. Allora, abbiamo una richiesta su Tozzi e allora torniamo sull'opera numero 8, è eh, un quadro, eh, a me piace tantissimo. Eh, Sarò sincero nel dirvi che mia madre è appassionata delle opere di eh, Mario Tozzi, le ama particolarmente. Sono quelle opere eh, che, si fanno, che si sanno far piacere. Guardate la bellezza di questo, di questo volto, di questo volto di donna tipico di eh, Tozzi, dal volto allungato. Il titolo di quest'opera è. Sole a metà, eh, proprio spalanca le porte verso un viaggio, un viaggio, guardate proprio il sole che vediamo in alto a sinistra, a metà, lo no? abbiamo detto, quindi un giorno che finisce con un tramonto oppure che inizia con il sole della mattina, la luce è proprio quella e riesce ad illuminare, eh, così come il sole a metà, anche il volto della donna che è a metà bagnato, colpito da questo sole tenue, questo sole aranciato di eh, inizio o fine giornata, sole a metà di eh, Questa Mario Tozzi. Quest'opera che è tipica del periodo Suna ha tutte le caratteristiche di Tozzi. Uno, la donna col collo lungo. Due, l'elemento geometrico, sempre nei quadri di Tozzi, periodo Suna in particolar modo, c'è l'elemento geometrico. Tre, la corneggia d'artista. Quindi abbiamo il Tozzi vero degli anni Sessanta. Non ho detto gli altri no, perché i Tozzi degli anni Trenta, chapeau. Però... Il tozzi che la gente conosce di più è questo degli anni 60, 70 e primi 80. Questo è il più amato dagli italiani. Assolutamente, quindi pieno periodo di suna che ha dato vita a queste opere che hanno avuto grandissimo, grandissimo successo. Eh, bellissimo anche il modo di dipingere, eh, la tecnica. Eh, um, olio su tela, quest'olio l'abbiamo detto, eh, graffiato come se fosse quasi un affresco, lo vedete, eh, e poi la ricchezza dei, dei particolari. Eh, Un'opera davvero, davvero molto bella, con questa cornice che la impreziosisce. Le dimensioni, eh, 35x27. Facciamo anche rivedere la pubblicazione di quest'opera. Sole a metà. Eccola qua. Io impazzisco per il titolo Sole a metà. Eccolo qua. Davvero un'opera fantastica, bellissima, sono queste le opere da portare in collezione. Questo è il momento giusto, anche il prezzo è eh, molto interessante. E, quindi, ci sono diverse richieste, ci stiamo anche per questo, ma anche per invitarvi a scoprire qual è l'offerta che ha pensato uh, per voi oggi Real Arte. Mario Tozzi, 1970, un olio su tela davvero bellissimo, stiamo parlando dei uno, di uno dei più grandi artisti del Novecento. Sono, è un pezzo che per un collezionista eh, non può davvero mancare. Eh? I colori davvero molto belli. Eh, questo eh, rosa eh, che ci dà proprio il senso della luce che è protagonista eh, di quest'opera di Mario Tozzi, un po' come in tutte le opere eh, di Tozzi, però eh, davvero questo eh, rosa, se vogliamo. Molto acceso, che qui in video magari non vedete, lo sappiamo eh, benissimo: ma eh, che mh, proprio eh, è molto acceso, molto vivo, molto forte. Eh, così, quindi, questo sole a metà che bacia le guance, gli occhi di questa eh, donna dal collo allungato, tipico. Poi guardate anche come le eh, forme, tipiche forme geometriche di. Eh, di Tozzi, proprio inglobano, fanno parte, perché poi c'è una continuità tra le forme geometriche e il soggetto, eh? è, è tutto pensato come se la geometria le forme geometriche siano protagoniste, in, siano inglobate nelle opere di eh, Mario Tozzi, quindi un dare e avere del soggetto e della forma geometrica, di questa eh, simbologia. Poi mh, è bello, pensare anche, andando un po' a scavare, eh, ogni opera di Mario Tozzi anche come un quadro enigmatico, no? come una simbologia eh, che chissà quante, quante chiavi di lettura può spalancare a chi sa osservare e sa perdersi in qualche modo eh, nelle, sue, nelle sue opere. Vi ricordo ancora, eh, Cornice Malerba, eh, quindi commissionata. Per chi conosce Tozzi eh, sa di cosa sto parlando, Cornice Malerba commissionata, scelta da, eh, da, eh, dall'artista, da Mario Tozzi eh, in persona. Eh? Sole a metà 1970, 35x27, per per, per scusate, olio su tela. Ci stiamo ancora qualche istante, eh? poi continuiamo il nostro viaggio. Adesso continuiamo eh, con, vi riproponiamo e facciamo rivedere questo quadro straordinario di Severini, il maestro Severini, un quadro, un'opera che ha 70 anni eh, ed è tenuta benissimo, in tonza, non ha davvero nessun tipo di difetto, non che lo abbia, eh, che, 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 lo, che lo deve avere per forza, eh? intendiamoci, ma davvero questa è una eh, particolarità, è un valore aggiunto, eh, un'opera affascinante, elegante, dedicata alla danza, dedicata al mondo della danza, delle danze, delle danzatrici, ecco perché il titolo è eh, Danzatrice e eh, tutto Severini. Eh, racchiuso in questa, in questa cornice il suo grande senso delle proporzioni, l'equilibrio, questa fusione eh, di colori, sovrapposizione di queste forme geometriche tipiche di Severini che evocano eh, una danzatrice e lo scopriamo da queste eh, curve sinuose, da queste eh, così gestualità che ci riportano, che ci eh, così fanno Uh, pensare, intendere alla ballerina, guardate come queste forme geometriche, come se fossero uh, delle gambe, delle gambe o delle mani che naturalmente compiono queste evoluzioni no? delle danzatrici, eh. è un'opera eh, in qualche modo leggera, molto colorata, e poi guardate la, uh, proprio la mh, scelta, se vogliamo, dei colori, ma anche la particolarità. Di alcune forme geometriche come sono state pensate e eh, realizzate e lo sfondo eh, molto luminoso, molto bello, un verde eh, piacevole, molto gradevole. E poi una cornice che assolutamente riesce ad avvalorarla ancora di più. È eh, un artista, lo abbiamo detto, assolutamente. Eh, Importante, storicizzato, internazionale, un futurista, il futurista per eccellenza, firmatario del manifesto del futurismo che abbiamo visto nell'opera di Mario Schifano, I Cinque Futuristi. Lui è uno di quei cinque, insomma, quindi stiamo parlando di un grande protagonista eh, internazionale. Parliamo del della novecento. storia dell'arte italiana del Novecento, non si discute. Questo è dedicato alla nostra clientela più. Più esigente, chiamiamo così. Sì, è un po' insomma per, per gli appassionati e per coloro che amano avere in casa insomma un pezzo di storia dell'arte. Ripeto, quello che ha detto Emanuele, eh, è un cartone dei primi anni 50 tenuto divinamente. Certo che se era una tela e degli anni 30 costava mezzo milione di euro. Chiedete il prezzo di quest'opera perché è molto interessante il prezzo. Sì, il momento è quello giusto, la puntata giusta, il momento giusto, i tempi, come si dice, sono maturi per così, avere a casa un'opera di Gino Severini così molto bella, molto bella, davvero eh, colori straordinariamente vivaci, accesi per il racconto di questo mondo fatto di danze e luci, eh, dedicato alla musica, alla danza. Che Severini conosceva, apprezzava, frequentava negli anni naturalmente eh, di Parigi. Questo è un quadro che mi riporta, eh, se, insomma, mi riporta indietro, indietro negli anni, non che mi riporta personalmente, ma riesce a far compiere eh, un viaggio, un viaggio in quell'epoca. Un'epoca davvero fatta di eh, tante, tantissime eh, cose, di eventi, di accadimenti eh, cruciali eh, per. Per la storia del Novecento italiano che Severini ha saputo raccontare. Eh, nel, abbiamo detto che siamo eh, nel periodo, quindi è uno splendido esempio di Severini, diciamo del terzo Severini, della terza vita di Severini, quindi del secondo dopoguerra, che riscrive un po' i suoi, i suoi lavori, le sue opere futuriste con una chiave diversa, una chiave eh, che abbraccia. Uh, diciamo di, riscritta in chiave decorativa e astratta, eh? quindi un artista che ha fatto la lezione del cubismo. Qui siamo davvero in presenza di un'opera eh, che chiama a, 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 al gesto chapeau assolutamente. Adesso torniamo sull'opera uh, numero 6, che è uh, l'opera di Renato Guttuso, un capolavoro di Renato Guttuso, direttore, l'abbiamo detto eh, tante volte, qui stiamo parlando davvero di un pezzo da museo. Eh, siamo nel 1934, eh? uno dei primi, eh, una delle prime opere di un Guttuso giovanissimo che racconta, che racconta una storia, racconta una storia eh, italiana, una storia di Sicilia con questa natura morta. Incredibile, di la televisione non rende sì. giustizia a quest'opera. se Emanuele, guardala anche te. L'opera è rossa. In televisione non la vedete rossa, la vedete purtroppo marrone. È rossa. Fatevela vedere a casa. Il, ve, il, il bicchiere è verde smerato. Cioè, quest'opera c'ha 90 anni, signori miei. Dietro è firmata, c'è scritto Pomino Milano. Milano, in tipugno di, da parte di Cuttuso, c'è cioè, l'etichetta la, 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 della Galleria. Annuncia, annunciata, galleria annuncia. cioè, è un quadro storico. Quando uno parla di un artista importantissimo come Cuttuso, dice quali sono i quadri storici di Cuttuso, questo è uno di quelli storici. Tutti bella la produzione di Cuttuso, anche quella degli anni 70. Ma questo è un quadro storico, questo è sicuro, no? Ci chiedete sempre i quadri storici e questo è veramente storico. Adesso Emanuele vi farà vedere di nuovo il Casorati, che è una chicca come lo è il Tozzi, e poi passiamo per richiesta sulla, sulla parete del non solo tela, allora torniamo su sull'opera di Felice Casorati, opera numero 5, una chicca come l'ha ha definita il direttore perché perché. Eh, ci sono pochissimi casorati in giro, un'opera di, di dimensioni un po' più piccole, ma un tipico esempio di eh, casorati straordinario. Eh? Eh, questa composizione, questa, diciamo, questo eh, piatto con dentro i, i simboli eh, tipici di Felice Casorati, l'uovo e i limoni che hanno naturalmente, che colpiscono per, questo, per i loro volumi, per, la loro, per come sono stati rappresentati che, eh, che Casorati insomma rappresenta sempre in maniera eh, autentica e unica e l'uovo, le uova simbolo di natalità, i limoni della, di ciò che eh, c'è bisogno, la, mh, ciò che è la necessità per vivere vivere senza lussi, senza maestosità, senza, uh, un, quindi un riscatto dell'esistenza dell'uomo. Questo è il messaggio che voleva uh, darci Casorati e lo fa attraverso dei colori molto belli, quindi guardate anche così uh, il piano d'appoggio uh, di questa composizione, uh, quindi vedete questa, mh, questi, mh, questa tovaglia molto semplice, a scacchi, uh, però un colore... Eh, molto intenso. Sceglie il blu, sceglie eh, questa, questo acqua marina e poi eh, anche dietro questa tonalità di rosso, eh, puntellato, sembrano proprio le pezze. Le pezze che troviamo, che possiamo trovare in casa nelle eh, case eh, delle nonne, se vogliamo, nelle case di un tempo. Qui siamo nel periodo in cui eh, Casorati. Eh, riscrive un po' il suo modo eh, di pensare, le sue opere diventano eh, silenziose, sospese eh, nel tempo. È uno dei principali, il cenno storico che ci sta sempre bene, è uno eh, dei principali esponenti del realismo magico, eh, Casorati. È uno assolutamente dei migliori. Ricorderete il Gran Premio alla Biennale di Venezia nel 1938. Qui ci offre un saggio, quasi così, ci offre la prova che l'arte non necessita di maestosità. Eh? Quindi un'immagine semplice contro l'inutilità della gloria, diciamo così, e lo fa in maniera straordinaria. Felice Casorati, abbiamo visto anche dietro, um, così, eh, che nel 90 La Bussola, che è una galleria, eh, l'ha valutata, e al retro c'è proprio l'appunto la, della galleria La Bussola, che nel 1990 l'aveva valutata 50 milioni di lire. Quindi, un'opera eh, molto bella, valore indiscusso, pubblicata sul catalogo Casorati a cura di Luigi Carluccio, edizioni Teca di Torino, Pubblicata a catalogo generale delle opere di Felice Casorati, i dipinti, due pubblicazioni per un'opera davvero... La natura morta di Casorati, limoni e uova, sì. è, è una costante delle sue nature morte, non è che ne ha fatte altri tipi. E poi le vedete anche insieme alle figure. Quindi lui si riconosce in questa natura morta. È come quando De Chirico ha fatto le cosiddette vite silenti, che sono più o meno tutte dello stesso genere, lo stesso discorso vale per Casorati. Ripeto, questo l'ho definito una chicca perché è un quadro non troppo grande, ha un prezzo interessantissimo, non interessante, interessantissimo. Quindi sono artisti storici, eh, cioè, stiamo parlando di quattro artisti che hanno caratterizzato il Novecento italiano, Casorati. Guttuso con un quadro del 33, Severini, Tozzi, sta a voi la scelta, noi state tranquilli che questi quadri se no non lo faremo questa settimana, lo faremo la prossima, li staccheremo e mi dispiace che quelli che sono in trasmissione spesso perdono il treno, adesso speriamo che non perdano col, col capolavoro di Piacentino, perché questo... Potete chiamare il maestro? È sicuramente il capolavoro di Piacentino. Ancora qualche istante su Felice Casolati e poi andremo a, a rivedere questo, questo capolavoro del maestro Piacentino. Eh, sono arrivate alcune richieste, attenzione perché... Per è davvero... Piacentino, scusa Emanuele, va alla eh. stessa storia di Guttuso. Allora, Guttuso è un giovanissimo Guttuso che a Milano dipinge quel quadro rosso che abbiamo visto, che poi vi faremo rivedere. Piacentino fa quest'opera nel 1972. Aveva 27 anni lui. Ed è del 45 il maestro è, un maestro, è ancora più, molto attivo. Certo. Ma guardate quest'opera, che è in Tonza, un'opera di 70 anni fa. Torniamoci tor sul Torniamoci su... Sull'opera di Piacentino e ci raggiunge adesso Stefano, da questa parte, eccoci qua. E torniamo. Eh, su... Eccola qua, guardate come è perfettamente, perfettamente conservata, perfettamente, totalmente realizzata in mano. Sembra davvero eh, come se fosse stata realizzata l'altro ieri, tenuta benissimo. Quindi... M hanno fatti anche i complimenti per questa cosa, e è davvero intonsa e direi quasi eh, magica. Poi c'è quella cosa che dicevamo, direttore, se le opere di Piacentino hanno un piccolo difetto, cosa succede? Succede che il maestro può non, eh, può non riconoscerle. Ma questa è, ripeto, ma io non credo nemmeno che il maestro si ricordi che... Questo no, si ricorda sicuro, però vederla così penso che gli farebbe piacere dopo 70 anni, eh sì, davvero un capolavoro. Poi eh, lo ricordiamo, eh, non è un multiplo, unica. No, no, è un pezzo unico del 1972, quindi 50 anni, scusate, avevo detto 70, sì. 50 anni. Guardate il marchio, ecco, fermo lì. Guardate il marchio GP è uno stemma bellissimo molto significativo in cui il maestro dà il timbro praticamente della sua mano. E qui le opere di Piacentino le trovate o nelle grandi collezioni o nei grandi musei. Difficile trovarle in galleria. Presente nelle più importanti fondazioni, Piacentino, tipo esempio Brada, no? Eh, sì, è un artista che si colloca, l'abbiamo detto, tra pop e minimal. quindi eh... Tra un'iconografia popolare e la riduzione appunto minimal, quindi le sue opere tornano questi veicoli, questi veicoli che eh, sono quasi, diciamocelo, no? sono quasi, tu, pensate a come è riuscito a concepire un veicolo che oggi può essere accostabile al nostro monopattino. Ma questa roba qui il maestro l'ha pensata nel 72 realizzata nel 72 quindi è come se già fosse proiettato è la Roll Royce delle sculture esattamente signori non lo trovate eh? non perdete l'occasione non lo trovate un piacentino così dove, l'avevamo detto insomma, questa è una, la parete beige di cui fa parte piacentino è una parete particolare perché ci sono opere che difficilmente si trovano e soprattutto ottimamente no ottimamente straordinariamente conservate in tonze. e un piacentino così non lo trovate. Eh? E allora. Lo stesso discorso vale per il pistoletto, eh? stesso discorso per il pistoletto. E adesso faremo vedere. Vediamo se... Ecco, vedete l'opera di Pistoletto Panni. Da a Pistoletto. Sì. Cioè. Quello degli specchi, Pistoletto, tenuta benissimo in tonza, nemmeno un graffio eccezionalmente, nemmeno una eh, diciamo così, incisione, eh, che può essere semplicemente a volte dovuta dal tempo che passa, eh, oppure dalla mh, piccola mancanza, se vogliamo, di attenzione. Eh, panni, panni che tornano no? in queste eh, opere di eh, Pistoletto, eh, uno dei grandi maestri del contemporaneo. Che, I panni, beh, lei, lui stupì il mondo, se non erro nel 67, con la sua Venere degli stracci. E qui, ecco, questi panni, questi panni come stesi, se vogliamo. Qual era l'obiettivo dell'artista? Eh, quando faceva queste opere, l'obiettivo era spogliare ecco, il linguaggio dai suoi, come dire, dai suoi orpelli per capirne la sostanza. Ecco, questo era davvero il messaggio principale. L'obiettivo finale eh, di Pistoletto: e gli specchi, appunto, che tornano nelle sue opere e creano questa interazione, perché lo spettatore diventa anche. Uh, come dire, parte integrante dell'opera in quanto nell'osservarla viene uh, così riflesso e quindi dentro, entra dentro l'opera 60, abbiamo notizia che mh, tiratura limitata uh, di queste opere di 60 ne rimangono 20 o 22 eh? questo è quello che abbiamo, abbiamo avuto insomma questa è una stima eh questo sì una è a New York, ve lo dico per certo quindi è uno dei pochissimi rimasti una è a New York partito assolutamente alla grande appunto nell'asta di New York introvabile, è difficilissimo intonso uno dei grandi maestri del contemporaneo speriamo che quando saremo tutti vaccinati Potremmo fare quella, anche con ritardo una mostra dedic dedicata a questa non solo tela che avremmo voluto fare in occasione dei dieci anni della galleria. Il Covid non ce l'ha permesso, speriamo che in autunno, dopo tutti i vaccini, si possa fare questa mostra. Squillano intanto i centralini in questa nostra diretta del sabato pomeriggio, qui siamo su... La parete beige che abbiamo, dedicata, abbiamo dedicato a uh, delle opere davvero uh, straordinarie. Uh, qui siamo su Pistoletto. Ci stiamo ancora qualche istante, poi tornerei anche su. Vi facciamo rivedere anche uh, Uncini. Giuseppe Uncini, eccola qua. Guardate: uno dei pochissimi, uno dei primi artisti, scusate, a concepire la scultura sulla parete. Eh? Qui proprio, eh, ecco, naturalmente vediamo il tipico esempio dell'obiettivo, dell anche qui, finale di Uncini, recuperare l'estetica del paesaggio urbano che è legato naturalmente a cosa? Ah beh, alle sue superfici, quindi al cemento. Al, al ferro, l'avevo detto anche prima: qui non, è, non, non raccontiamo storie, cioè nel senso, qui non vuole raccontare una storia l'artista, qui vuole far vedere quello che realmente, quello che realmente eh, eh, è la realtà. Ci sono delle richieste per lo giudice, quindi torniamo, eh, teniamo anche conto di quello che ci dice il nostro centralino, quindi torniamo sulla prima parete, ecco qua, e, e vediamo eh, l'opera di Marcello lo giudice, vedete, vedete a fianco, potete eh, notare l'opera eh, affiancata dalla foto del maestro lo giudice. Andiamo a vedere dentro, perché lo dicevamo prima. No? Eh, Qual è la eh, particolarità, la bellezza delle opere eh, di eh, lo giudice? Beh eh, sicuramente mh, a primo impatto per chi non conosce per niente, per nulla l'artista e le sue opere, cos'è che colpisce? Colpiscono questi colori che assumono, grazie alla, a questa esplosione di materia, tantissima tantissima profondità, tantissima profondità, quindi diverse gradazioni e profondità uh, di colore, un'opera che è un'esplosione di materia, eh? crea questa croce come un sudario, Marcello lo giudice, uh, il pittore lo abbiamo detto, Tellurico, attenzione perché è davvero, lo giudice lo saprete, uh, è assolutamente protagonista delle maggiori aste uh, mondiali, eh? Sta nelle aste mondiali più importanti e le cavalca da protagonista, questo, quindi questo è il momento per mh, portare in collezione, signori qua non stiamo parlando, poi ve lo detto, ve lo ripetiamo, di telefonare e acquistare sull'unghia, no, da chitto, qui stiamo parlando di creare un rapporto, di creare una, trovare in primis un appuntamento, quindi... Uh, concordiamo una giornata in cui saremo a casa vostra portiamo uh, con noi l'opera naturalmente e da lì da vicino potete uh, vederla dal vivo perché queste sono opere che vanno viste dal vivo tutte vanno viste dal vivo ma queste sono opere che uh, naturalmente acquisiscono uh, maggior valore no? sono opere lo abbiamo detto uh, eh, caratterizzate da, così, da questo plexiglass, da questi contenitori in plexiglass per due ragioni. La prima, per eh, la ragione estetica, naturalmente eh, c'è tanta luminosità, eh, acquista anche una un, un connotazione di design importante, ma anche perché sono dei veri e propri, come vedete, contenitori di materia. Eh? Occhio, non è che si sgretola l'opera, eh? assolutamente, adesso vi stiamo inquadrando l'opera anche, diciamo così, dal, dal, dallo spessore, per così farvi rendere conto di quanta materia eh, ci sia. Eh, la sua tecnica è assolutamente unica, autentica, Sembrano, sembra davvero di passeggiare, di, non passeggiare, però sembra davvero di avere sotto mano eh, la, la, la materia viva, i pigmenti vivi che diventano anche polverosi. Guardate bene. E poi soprattutto il colore straordinario. Cello lo giudice. Il titolo è Yellow Vulcano. Vedete anche la foto del maestro che si è fatto immortalare con quest'opera. È proprio quella, eh? è l'opera che eh, vi sta proponendo oggi Real Arte. Perché? Perché secondo il maestro è eh, così, riuscita particolarmente bene. Eh? Quindi, ulteriore testimonianza. Attenzione, signori, questo eh, su questo voglio battere perché poi siamo qua e se riusciamo a eh, così eh, concludere un affare, sia noi che voi, è eh, una soddisfazione. Ma è semplicemente una soddisfazione dire: cavolo, eh, ho fatto acquistare, ho venduto. Un lo giudice quindi un quadro che in questo in un momento ottimo ad un amico di Real Arte è sicuramente una soddisfazione ecco perché eh, ci tengo a sottolineare in qualche modo che questo è il momento giusto eh? è davvero forse la puntata giusta il momento giusto perché uno il prezzo è interessantissimo va bene poi vi portate in collezione un'opera autentica, riconoscibilissima, lo giudice eh, è davvero eh, ormai un'icona eh, nel contemporaneo, ha un colore bellissimo, mercato mondiale per queste opere, e poi assolutamente protagonista delle aste in tutto il mondo. E attenzione perché il valore di lo giudice quindi, eh, sta crescendo, sta crescendo e crescerà crescerà sempre di più. Ecco perché ci teniamo a dirvi che è questo il momento giusto. Il vulcano. Poi cosa dire? Eh, vabbè. Il colore è assolutamente eh, incredibile, da vedere da vicino. Numero in sovraimpressione, quindi non perdete l'occasione, telefonate, prenotate l'opera, non impegnate nulla, ve la portiamo a casa e lì deciderete. Allora, lasciamo Marcello lo giudice e torniamo su. Eh, ecco, vedete il buco che era eh, di, di erbe di Mario Schifano. Adesso torniamo eh, su Dorazio, sui labirinti. Ci restiamo un po' perché ci sono tantissime richieste e abbiamo assolutamente eh, protagonista dell'inquadratura, questo quadro meraviglioso, la, i labirinti che sono celebri no? di Piero Dorazio. Guardate che bellezza! Uh, in questi colori, in questi uh, labirinti tipici di Dorazio di, 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 fine, di fine anni 90. Qui siamo nel 1997, allora questa è un'opera arrivata da pochissimo: da qualche giorno fa è arrivata nella nostra, nella nostra galleria. Eh. Quindi, real arte. Eh, ha sempre eh, così eh, venduto tantissimo oh, di eh, Dorazio eh, e Perché? Perché è un artista che eh, piace Ed è un artista assolutamente eh, importantissimo Naturalmente eh, Questo è arrivato qualche giorno fa Lo abbiamo eh, Due giorni fa Lo abbiamo acquistato da una collezione privata e e quando l'abbiamo scelto ci è sembrato subito uno tra i più belli per quanto riguarda i labirinti. Eh? E... Il quadro proviene direttamente dall'atelier del Maestro. Esatto, il quadro proviene direttamente dall'atelier del Maestro Dorazio. La galleria è la galleria suave di Alessandra che l'ha acquistata dall'atelier eh, di Dorazio. E, eh... Sulla cornice, se volete, possiamo lasciare questa qui che vedete, altrimenti possiamo naturalmente effettuare un, un cambio. Dorazio Scuola Romana è eh, l'unico italiano ad aver insegnato pittura all'Università di eh, New York. Ci è sembrato, dicevamo subito, uno dei più belli perché? Beh, perché questo blu di sfondo è davvero magnetico, davvero eh, profondo, e poi la bellezza, la bellezza eh, di questi colori che compongono il labirinto, l'abbiamo detto, no? Eh, icona di eh, Dorazio di quegli anni, siamo negli anni 90, un quadro anche dalle dimensioni molto grandi, mi avvicino, eh, così vi, do proprio la, eh, vi faccio vedere... Bene, le dimensioni, io sono 1,80 m circa, forse qualcosina in più, <ride> e questa è l'opera di Dorazio con mio vicino, quindi capite che è un'opera molto grande, molto bella, eh, con questi eh, labirinti composti da tantissimi colori, tantissimi, i gialli, l'arancione, come vedete, varie tonalità di blu, varie, varie tonalità di rosso gioca sperimenta in maniera incredibile eh, con i colori dorazio noi avevamo eh, qualche settimana fa eh, in palinzesto un eh, dorazio che, su cui abbiamo contato 45 circa colori qui ce ne sono davvero eh, tantissimi ci stiamo perché ci stanno arrivando richieste al centralino, quindi diamo la possibilità di vederlo bene. Attenzione, eh, il blu rispetto a quello che state vedendo in televisione è molto più intenso, eh, molto più profondo. Okay? Però lo abbiamo detto, lo diciamo spesso, forse eh, anche magari a volte... Eh, sembrando un po' rindondanti, però davvero mh, eh, il consiglio è che se vi piace l'opera la prenotate, tanto poi il grande del lavoro lo facciamo noi, siamo noi che viaggiamo su e giù per l'Italia, non ci siamo mai fermati in... Uh, in questo periodo, nonostante le difficoltà, non ci siamo mai fermati, quindi abbiamo affrontato sempre eh, tan tantissimi viaggi su e giù per la nostra bella Italia e abbiamo eh, sempre trovato grandissima disponibilità eh, dei nostri amici di Real Arte, abbiamo sempre fatto vedere le nostre opere con estrema eh, serenità e tranquillità e poi lì avete proprio voi deciso se eh, farle vostre oppure se in tranquillità conoscerci e rimandarle nella nostra galleria. Ecco perché ci tengo a dire, uh, se siete così, siete sul punto di dire, ma sai adesso comunque un periodo difficile, non so uh, se è il caso, se ti piace l'opera, prenotala, perché poi penseremo noi, di Real Arte, in qualche modo a trovare il modo di fartela vedere dal vivo. È il nostro lavoro e lo facciamo con passione. Eh? Numero in sovraimpressione, mano alla cornetta, va bene anche il messaggino Whatsapp, centralino sempre pronto e disponibile per rispondere a tutte le vostre domande. Va visto da vicino come tutti, anche per vedere la grandezza, adesso uh, è difficile capire, che abbiamo un quadro che è quasi 80-100, cioè non, non è, cioè, è imponente, se vedete è, è dotato di un piccolo passepartout, ma è grande... È inutile fare altre cose. Sono convinto che bisogna fare la cornice bianca, ma questo non c'entra niente con la qualità dell'opera. In teoria potrebbe essere anche senza cornice come, come, qualche, come qualche schifano che non ha necessità di, di essere Bellissimo. Certo. Ma è grande. Mi fai vedere Manuela vicino la, per ha sì, tu... un'idea della misura del quadro, sì, per favore. Torno ancora Eccomi molto fa. bello, molto bello, molto luminoso. Assolutamente. Vedete? Grande, molto grande. 1,80, eh? eh cioè, io sono 1,80m. Non è un quadruccio. Cioè. Chiedete il prezzo di questo quadro, perché tanto dorato costerà sempre di più. Sono convinto di questo. Sono, destina sono opere destinate a. Destinate, non... specialmente a queste, queste importanti. Allora, velocemente vi ricordo anche le... qualche caratteristica tecnica, eh. Titolo Katai, 1997, 75x95. Olio su tela la tecnica. Autentica su fotografia dello studio Piero Dorazio di Todi. Opera firmata, datata ed intitolata al verso con timbro Studio Piero Dorazio. La provenienza, Galleria Soave di Alessandria, che lo ricordiamo, l'ha acquistata direttamente eh, dal titolare dell'atelier di... Eh, cioè, nel senso, il titolare della Galleria, scusate, Soave di Alessandria, l'ha acquistata direttamente dall'atelier di Dorazio. Eh? Un'opera bellissima, bellissima. Continuano i nostri centralini ad essere impegnati e allora stiamoci ancora un po' e poi torneremo su, sulla parete eh, centrale eh, che oggi è stata abbiamo dedicato a, a delle chicche, a un capolavoro di Guttuso, a un'opera Chapeau di Severini e poi a un Casorati, una chicca di Casorati e una chicca di Mario Tozzi, che tra poco vi facciamo rivedere. Intanto vi ricordo la modalità di pagamento, eh? Sei mesi tasso zero, comodamente, oppure eh, in caso di pagamento immediato sconto importante. sconto importante, telefonate, numero in sovraimpressione, bene anche il messaggino se volete, Whatsapp, ancora su Piero Dorazio. Su uh, Dorazio, ancora qualche istante, ancora qualche istante perché continuano ad arrivare uh, richieste e ne vale assolutamente la pena. Arrivato davvero qualche giorno fa quindi una new entry della Galleria Real Arte e abbiamo voluto subito, subito buttare dentro il nostro uh, palinsesto. Eravamo anche insomma felici di proporvi eh, questa bella bellissima questa chicca di Dorazio fine anni 90 eh, i labirinti i labirinti eh, che sono lo ricordiamo tipici di Dorazio di quegli anni grandissimo gioco di colori eh, grandissimo bellissimo lo sfondo blu magnetico ci si può davvero perdere all'interno la cornice, dimensioni importanti, cornice adesso la vedete è scura, possiamo nel caso volete eh, cambiarla e vi possiamo proporre una cornice, la pensavamo sul bianco, ma insomma senza problemi, poi riusciremo a trovare la soluzione giusta. Un'opera che si presta benissimo anche senza cornice, eh, senza nessun tipo di... Di un problema può essere pensata e anche insomma eh, appesa senza cornice. Andiamo dentro, sì, andiamo dentro. Siamo, siamo stretti sui. Uh, sui colori, qui vediamo insomma, ecco il giallo, uh, l'arancione, il celeste. Eh? Stiamoci ancora un po' per vedere tutti i colori di questo magico labirinto di Dorazio. naturalmente non eh, dobbiamo dirlo è, è un po' penalizzato dal, eh, dal, dall'effetto che eh, si ha in video assolutamente colori accesissimi molto vividi qui in tv eh, perdono molto purtroppo eh, ma davvero sono colori straordinari non per, quindi mh, davvero se eh, siete così eh, eh, colpiti come sicuramente eh, è possibile da, da questo Dorazio che vi stavamo proponendo, vedetelo dal vivo. Eh, è l'unica soluzione in questo momento per eh, percepire la bellezza di tutti i colori. Siamo ancora, eh, ci siamo soffermati molto su, uh, su Dorazio perché tante sono ri le richieste che stanno arrivando, e quindi vogliamo dare a tutti insomma, la possibilità uh, di uh, vedere da vicino. Mi avvicino ancora per darvi proprio il senso delle dimensioni, un'opera molto, molto, molto grande. Dorazio, siamo negli anni, fine anni 90, precisamente nel 97. I labirinti, eh, celebri, famosissimi labirinti eh, di Dorazio. Il titolo di quest'opera è Catai E, e colpisce, l'abbiamo detto, questo blu così profondo che a noi è piaciuto subito. Eh, secondo l'arte, probabilmente una delle opere più belle per quanto riguarda i labirinti di Dorazio di quegli anni, di fine anni 90, tantissimi i Colori che vedete, eh, che sono protagonisti di, questo, eh, di questi labirinti, di questo labirinto di eh, Dorazio. È arrivato qualche giorno fa, è subito inserito nel nostro palinsesto e c'è da dire che eh, sta subito subito raccogliendo eh, molta, molta, molta curiosità. Eh, vi ricordo velocemente, poi passiamo e torniamo sulla parete centrale delle caratteristiche. Eh, del Dorazio anno 97, 75x95 le dimensioni è un olio su tela acquistato dalla Galleria Soave di Alessandria direttamente dall'atelier di Dorazio eh? va bene adesso torniamo sì torniamo sulla eh, parete centrale e andiamo mh, ripartiamo da... dal Casorati al Casorati abbiamo definito una chicca, una chicca di Casorati. Beh, è proprio così perché, lo sapete bene, di Casorati in giro non se ne trovano eh, tantissimi. Eh. Dietro eh, questa, a questo Casorati una, un appunto della bussola, una galleria, eh, che negli anni 90 lo valuta a punta 50 milioni di di lire, opera che ha ben due pubblicazioni, pubblicata sul catalogo Casorati a cura di Luigi Carluccio, edizioni Teca, e poi pubblicata sul catalogo generale delle opere di Felice Casorati, i dipinti dal 1904 al 1963. Abbiamo detto che siamo negli anni un po' del ripensamento pittorico di Felice Casorati. Le uova, i limoni che tornano non a caso in tantissime opere, opere che eh, vogliono trasmettere un messaggio. Eh? Il messaggio è proprio questo: l'arte La, non ha bisogno di sfarzo, di maestosità. La semplicità è eh, dominante nelle opere di Casorati, in questi limoni, in queste uova, eh, colori. Uh, calibrati bene, pensati giusti, eh, un'opera per gli amanti del figurativo, piccola, 35x30, eh, quindi una chicca da non lasciare scappare, eh? assolutamente per gli amanti del figurativo. Felice Casorati, uova e limoni, 1955. 35x30, facciamo vedere anche la pubblicazione. Facciamo vedere anche la pubblicazione. Eccolo qua. Il catalogo. Eccola. la facciamo rivedere. E qui in basso. Eccolo. Sono opere di Casorati eh, che riescono a, così, ad essere quasi sospese, no? lo dicevamo: sospese nel tempo, fuori dal tempo. Eh, casorati, abbiamo detto, esponente principale del realismo magico. Eh? Non perdete davvero l'opportunità di scoprire il prezzo. Siamo in carrellata, da Casorati... da Casorati passeremo adesso a uh, Guttuso, Severino, Tozzi, quindi concluderemo la parete centrale e poi ci direte voi, facciamo così, interagiamo un pochettino, ci direte voi su quale opera uh, ci eh, soffermiamo per i prossimi minuti. Adesso andiamo uh, su Guttuso. Eh, che abbiamo detto eh, di quest'opera colpisce assolutamente, eh, oltre alla bellezza dei colori, eh, alla poetica di Renato Guttuso, colpisce naturalmente che, pensate, lo abbiamo detto, è un'opera del 1934. Questi sono i grandi capolavori, sono le opere che eh, devono essere prese in considerazione da chi, Beh, da chi ama il capolavoro assolutamente. Eh, maestoso per quanto riguarda il, il figurativo italiano del Novecento. Qui un giovanissimo Renato Guttuso che ci racconta una storia d'Italia. Storia di Sicilia, cosa che, era, eh, cosa che faceva eh, abitualmente. Guttuso ci ha abituato a, a raccontare la nostra la nostra società, i nostri tempi. Qui ci regala eh, uno scorcio di Sicilia. Colori bellissimi. Eh? Attenzione! Non lasciatevi ingannare dalla risoluzione del vostro televisore, vedetela dal vivo rosso, bellissimo sullo sfondo, grandissima profondità. Guardate la leggerezza che riesce a dare a questa tovaglia, eh! Eh, grandissima leggerezza, e poi eh, il titolo, Natura morta col basco, il basco che vedete proprio lì in basso, e poi questa pianta, questa pianta eh, di mirto che così eh, attraversa in diagonale lo sfondo di, questa, di questo capolavoro assoluto, signori degli anni 30. Eh? 90 anni, 90 anni per questa opera incredibile, datata e firmata al verso, etichetta della galleria annunciata di Milano, pubblicata su catalogo generale che vi faccio vedere. Eccola qua. Natura morta col basco. Eccola qui. Renato Guttuso, un artista meraviglioso, siciliano, davvero... Uno, eh, un artista che ci ha eh, stupito con la sua forza, eh, con la sua voglia di essere legato al sociale, lo ricordiamo eh, senatore, eh, lo ricordiamo quindi impegnato in tantissime cause legate al sociale, un sociale che ha saputo raccontare, un sociale di cui eh, è stato eh, narratore, eh, Menestrè lo canta storia, attraverso la sua opera, la sua opera che è stata in grado di eh, così, eh, lasciare un forte, una forte identità eh, storica. Queste sono le opere che sono davvero, signori, storia dell'arte, eh, realizzate da un guttuso che pensa alla Sicilia, che pensa alla Sicilia e lo fa da dove? Da Milano. Quindi, 23 anni, molto giovane, Milano ripensava la sua terra. Viene fuori davvero tutto il toccante amore per una terra, per una storia di una terra. Eh, co I colori davvero incredibili, eh, profondità, la luce pensata per rendere quasi tridimensionale gli spazi. Sorprendono, eh? c'è molta profondità in questo quadro visto dal vivo. Un gioco di. Luci ed ombre sensazionale, non lasciatevi ingannare, eh, come spesso, purtroppo, succede eh, attraverso eh, lo schermo. Autenticità e tradizione, il tutto in un quadro incredibile, che è storia dell'arte pura, che porta la firma di un artista straordinario d'Italia, Renato Guttuso adesso, adesso su Severini abbiamo una sintesi dell'opera di Severini perché vediamo in questo cartone dei primi anni 50 vediamo il Severini futurista il Severini cubista e l'ultimo Severini quello che dal 47 in poi 48 in poi dedica le sue opere al movimento del ballo che era una sua una sua predilezione, lui frequentava i Cabaret a Parigi già da prima e comunque ha fatto in questo periodo delle opere bellissime, anche più grandi di questa. Ma, e questa è molto significativa, non a caso è denominata danzatrice. E dico tutto: oltre che essere un pezzo molto bello, ripeto, non è una tela degli anni venti perché altrimenti sarebbe costata 6 700 mila euro questo ha un prezzo abbordabilissimo, è tenuta divinamente. Questo ci tengo a dirlo perché non è facile avere un'opera degli anni 50 di Severini tenuta così. Adesso Emanuele finirà su Severini e su Tozzi e poi vi saluterà per la prossima settimana. Per domani, domani la replica. Allora, beh, ha detto tantissimo il direttore su, sull'opera. Ecco, appunto, eh, un Severini che riscrive alcune delle sue opere futuriste, siamo in quegli anni, siamo negli anni eh, 50, eh, dove eh, così appunto eh, rivede, riscrive, ripensa alcune delle sue opere eh, futuriste in chiave appunto astratto ma anche eh, decorativo. Qui eh, il tema, l'abbiamo detto, il titolo è Danzatrice. Attraverso le sue eh, forme geometriche, no? che sono anche tipiche di Severini, riesce proprio a proiettarci dentro a un gioco eh, di forme, di colori e di eh, fatto di eh, così, amore per cosa, per un mondo che conosceva molto bene, come ha detto il nostro direttore: un mondo legato alla, alla danza, alla musica, allo show. Eh, lo show in cui, in quegli anni appunto, nei cabaret, nei locali di Parigi, immaginate no? proprio il brulicare de, eh, di questa vita notturna che lui conosceva, apprezzava, amava e, ad, e ha dedicato tantissime di queste opere, in questa opera, appunto, colpisce questa, questo, questo eh, come è stata eh, mantenuta, come è stata proprio tenuta, eh, è davvero. Eh, in tonza, senza nessun tipo di eh, difetto, quindi gli anni non hanno eh, scalfito quest'opera straordinaria di, eh, di Gino Severini. Vi dico anche eh, velocemente, prima di passare su eh, Mario Tozzi, vi eh, ricordo le dimensioni, 72x50 è una tempera su cartone. E autentica della figlia su foto. Adesso ci spostiamo e eh, dedichiamo i prossimi minuti a un'altra chicca della nostra parete centrale eh, che è quest'opera, questa piccola meraviglia di Mario Tozzi del 1970 siamo in pienissimo, pieno, un periodo di suna dove che lo sappiamo ha dato vita a questa, le tipiche opere di Mario Tozzi molto belle, molto piacenti, eh, molto ruffiane anche se vogliamo, no? quindi ritroviamo questo volto di donna eh, con, dal collo allungato, lo sapete l'amicizia la, eh, con eh, Modigliani sicuramente ha, eh, come dire, eh, influenzato, eh, attenzione perché Tozzi non, è, non copia eh, Modigliani, Tozzi è stato influenzato, condiviso, si è arricchito e ha eh, proprio eh, pensato eh, come Modigliani. Ecco questo, questo collo allungato eh, di, questo, di questo volto di donna, il dettaglio geometrico in basso, eh, che vedete sì, tutte le forme geometriche si inglobano. Eh, nel soggetto guardate come è bellissimo il gioco di luce che crea sul volto della donna che è dovuto dalla luce di un sole del sole a metà sole a metà è proprio il titolo di questa di quest'opera lo vediamo lo vediamo lì in alto eh, a, a destra a sinistra dei vostri tre schermi vediamo eh, proprio il, questo sole a metà, il sole che può, essere, mm, che può dar vita a una luce, a una luce ben precisa di un preciso momento della giornata, che chissà potrebbe essere quello del mattino o quello del pomeriggio sul fare del tramonto. E guardate come il sole riesce ad illuminare il volto eh, della, della donna e lo fa attraverso dando vita ad altre forme geometriche. Quindi la luce del sole che riflessa da vita. A oltre, ad altre forme geometriche. Ecco perché le forme geometriche si inglobano nel soggetto. Questa è la particolarità di queste opere di Mario Tozzi, quindi la ricchezza dei particolari. Un quadro che può essere considerato anche, se vogliamo, enigmatico. Eh? Tantissime le chiavi di lettura per un'opera piccola, con una cornice eh, davvero eh, molto bella, molto particolare, pensata, voluta, commissionata a Malerba dall'artista direttamente, è davvero un'opera su cui che non dovete farvi scappare, eh? Mario Tozzi, sono queste le opere, eh? sono queste le opere, sole a metà, 1970, 35x27, olio su tela, vi faccio rivedere anche la pubblicazione, Dell'opera, eccola qui, eccola qui, la vedete? Sole a metà. Siamo quasi in rottura d'arrivo. Adesso ci avviciniamo all'ultimissima parte. Della nostra trasmissione, vi eh, teniamo ancora un po', qualche istante su Mario Tozzi perché eh, ci stanno arrivando eh, ancora delle, delle richieste. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, del nostro, anzi, alla fine del nostro viaggio, della nostra avventura qui a Real Arte. Io voglio chiudere sul nuovo arrivato eh, nella nostra galleria che è questo capolavoro di Dorazio. Eh, vi ricordo l'appuntamento domani sempre con la replica dalle 17 alle 19 e noi ci vediamo la prossima settimana per un nuovo viaggio sempre qui da Real Arte con la diretta del sabato. Buon fine settimana, ciao a tutti, alla prossima!